Ciao a tutti, chi non muore si rivede. Ebbene sì, dopo un bel po' di tempo, causa mia pigrizia, diciamo, non ho scuse, non ho scuse di nessun tipo, sono solo una persona pigra, finalmente giro l'ultimo haul dell'anno. In realtà avevo già fatto questo video, ma ho dovuto cancellarlo perché dicevo troppe castronerie, quindi niente, lo registro di nuovo, già che ho ancora la luce del giorno. Niente, partiamo subito prima che ricomincio con le mie solite castronerie, appunto. Allora, io vi avevo promesso, credo a ottobre, di farvi vedere la seconda palette acquistata su Monolith. Bimbo, vieni qua. No, vuole giocare. E la seconda palette acquistata su Monolith. Voi non potete crederci, voi non potete immaginare cosa ho fatto. Ho speso 69,90 euro per questo gioiellino, è un gioiellino, la Minka Palette di Adept Cosmetics. Io inizialmente volevo prendere una delle Amunet, perché ce ne sono due di Amunet di Adept, perché hanno il tema dell'Antico Egitto e tutti i nomi delle cialde sono legati all'Antico Egitto, ma sono sempre introvabili. Quest'estate sul sito di Adept c'erano in sconto a 20 o 30 euro, ma con le spese di spedizione mi costava molto di più del prezzo della palette da sola, tanto tanto di più nonostante lo sconto, quindi ho preferito rimanere su Monolith e acquistare lei. Ora ve la faccio vedere dal vivo, sugli occhi è ancora più bella, ha una capacità, ora vi specchio tutti, ma ha una capacità. Guardate che bella che è. Tra l'altro, i due opachi sono fantastici perché questo viola scuro, melanzana, bellissimo, sembrava nero dal sito internet. E quindi ho detto, vabbè, la userò, però il nero. E invece è proprio viola scuro, bellissimo, io amo il viola, lo sapete. Questi sono i colori, vi faccio vedere i due shimmer, avevo fatto gli swatch anche nell'altro video. Vi faccio vedere i due shimmer che ho utilizzato perché sono bellissimi. Questo che vi mostro adesso è Emma. Ci sono ancora i segni dei. Va bene. Questo è Emma. Ah? Scusate, avete capito? Ah, bene. Questo invece è Ava. Emma ha una formula molto più cremosa di Ava. Entrambi hanno un'ottima pigmentazione. Non so se. Vi mostro anche Maria, che è il melanzana scuro opaco. E poi c'è Toya, che invece è il colore opaco più chiaro, che in realtà è più un colore per fare sfumature, perché non ha una grande pigmentazione. Vedete? Questo di solito lo uso per andare a caricare o a scaricare il viola in base a come lo voglio intenso. Che bello che è. Conto, ma non glielo prometto perché io sono una persona pigra, quindi non voglio fare promesse. Conto di fare un video come per l'altra palette e quindi di mostrarvi tutti gli swatch, l'applicazione per farvi vedere com'è, perché ne vale la pena. E questa, avendo tutti questi colori particolari, tutti diversi, ci sono verdi, viola, oro, celestino, ti permette di fare tanti look, ma tanti tanti, anche perché per esempio io l'ho utilizzato, prendevo uno di loro e lo mettevo tutta palpebra perché fa talmente tanta scena da essere, mi sto raffreddando, non lo so, scusate se la mia voce è un po' così, da fare veramente scena, un solo ombretto di questi, vedete che belli che sono, perciò che ve lo dico a fare. Poi ero su Sephora durante il Black Friday, vieni amore, vieni. Ero su Sephora durante il Black Friday e dovevo comprare dei pensierini per delle colleghe. Siccome c'era il 25% su questo prodotto, e siccome io dovevo, ho a fine, sto finendo, diciamo, ho addirittura arrivo questo vecchio Dark Circle di NYX, questo che vi ho fatto vedere fino allo sfinimento negli ultimi anni, ho detto compro un sostituto su Sephora. Che ultimamente ha fatto un po' i capricci, io dovevo prendere quello di Huda, il nuovo correttore correttivo di Huda, ma quello non è disponibile in negozio perché a Chieti non abbiamo niente, praticamente è un Sephora in miniatura, e non era disponibile la spedizione, e quindi non ho potuto comprarlo, perciò ho preso lui, che è, scusate ma ho prurito per qualche ragione a me sconosciuta, l'equivalente, lo stick correttivo di Ole Ericsson, però Gabriella,
invece di prendere il giallo, il banana che è più chiaro, pensando fosse troppo giallo, ha preso apricot, pensando che apricot, albicocca, sarebbe stato più meno giallo, un po' più rosato. Invece no, perché questo è proprio arancio. Vedete? Fallito. Un acquisto fallito proprio. E questo è quanto. Perciò poi depressa, ma proprio depressa, apro l'app di Charlotte Tilbury, cosa che non si deve mai fare, mai mai fare quando si è depressi. Io ho acquistato da Charlotte Tilbury, però lì ho fatto, non cadete, lì ho fatto la cosa migliore della mia vita. Ho acquistato esattamente il prodotto che avrei voluto acquistare fin dall'inizio, ma volevo evitare di spendere tutti i soldi che costava. Però Charlotte Tilbury mi ha fatto il 20% su tutto, e che faccio? Gli dico no, dopo il fallimento di Ole Eriksen, gli dico no. Quindi ho preso il colore Fair del suo, non mi ricordo come si chiama, forse Magic Vanish, non mi ricordo. Comunque il correttore correttivo per le occhiaie, questo è il colore più chiaro. Ora lo faccio vedere vicino a un dito pulito, sì, questo qua. È morbido ma non troppo, io avevo paura fosse troppo untuosa come formula. In realtà si adatta benissimo. Ed eccolo qua, dov'è? Qui sotto. Lo vedete bene? È leggermente più pescato di quello di NYX, che rimane un pizzico più rosa, però è perfetto, mi illumina. Io ce l'ho addosso adesso, l'ho messo da diverse ore, e sopra ci ho messo il correttore sempre di Charlotte Tilbury, questo che è nel colore 4 Fair Beautiful Skin, e poi ho picchiettato giusto un pochino della cipria che ho in mini taglia, l'avevo comprata insieme al correttore, nel colore 1 Fair, questa qui. E questo è quanto. Questi sono i miei acquisti di questo periodo. Io sono contenta di questo. Ah, non è vero, Gabriella, ti dimentichi un pezzo. Stavo guardando che siamo a 6 minuti e ho detto, io ho già finito. Come ho fatto? E invece no, perché ci manca un altro pezzo. Ho acquistato un'altra cosa da Charlotte Tilbury, perché ho detto, che fai? Paghi le spedizioni. E ho infilato nel carrello una cosa. Una cosa che non avrei mai dovuto acquistare. Lui. L'ho preso nel colore 3 Neutral, sperando di fare cosa giusta. Ma Gabriella ha dimenticato che questo fondotinta ossida. Sono certa che sia Carolina Bonanni che Giovanna Lovison, le uniche due persone di cui io ho visto video di questo fondotinta, lo avessero detto ai tempi. Ma io l'ho dimenticato. E questo mi fa diventare arancio. Aspettate, quando lo stendo è leggermente più chiaro del mio viso, dopo un po' quando si assesta divento così, di questo colore qua, sano sano questo colore qua, questo arancio qui, eh? Ma proprio sano sano, che spavento, meno male che l'ho provato in casa la prima volta. Scendi bimbo, vuoi scendere? Dai, hop hop, hop hop, bravo. E uno, spavento, fortuna che io ho questo qua schiarente di Mina, l'avevo comprato forse su Amazon, non è molto liquido, è in crema, infatti il coso qua non fa granché, la cosa delle gocce, come si chiama, il contagocce. Ne spalmo un po' sulla mano, faccio una premuta e mezzo, un push e mezzo di questo e vado. E vado perché... Poi, altro tasto dolente di questo fondotinta, io avevo provato uno di quei campioncini che ti dà Charlotte Tilbury con la pellicolina, prendi, prelevi. Mi sembrava, dopo averlo applicato, di avere la pelle lucida, tanto che ho detto, questo altro che fondotinta più opacizzante, avevo il Magic Foundation, questo, che ho nel colore 3.5 Fair. La formula di questo e il colore di questo sono perfetti, non si muovono, non ossida, non fa niente, lui è perfetto, l'ha tolto sul mercato. Questo è addirittura, almeno su di me, più secco del Magic Foundation, invece dovrebbe essere meno secco, perché il trend è quello di pelle luminosa, pelle idratata, quindi pur essendo un fondotinta opacizzante, comunque Charlotte Tilbury non è una che fa i mattoni tipo il vecchio Huda o il vecchio Kat Von D, che è un mattone di stucco addosso, no? Invece sulla mia pelle è un pochino più secco del Magic Foundation, tanto che ho dovuto metterci sotto come base lui, che è il primer idratante e luminoso di Ole Eriksen. Ole Eriksen almeno in qualcosa mi torna bene.
questo è quanto. Comunque rimane un bel prodotto. Lo continuerò ad usare in futuro. Voglio vedere un po' come si comporta anche su diverse stagioni, su diversi periodi. In questo periodo ero un po' stressato, ho fatto poca skincare, quindi può darsi pure che comunque la mia pelle non sta bene, non avendola trattata come merita. Però sul fatto che ossida, ossida. Tanto che io la prima volta ci ho messo su la cipria, questa qua sua, Color Fair. Da quel momento in poi ho usato questa trasparente qua di NARS, che oltre ad essere in teoria luminosa, non opagizzante, ed essendo trasparente e impalpabile, invisibile, è l'unica con cui riesco a indossarlo, perché con le altre non intendo neanche provarci, perché è veramente molto asciutto come fondotinta. E questo è quanto. Questi sono gli acquisti. Adesso è veramente tutto. Penso di avervi detto tutto ciò che ho detto nell'altro video. Purtroppo avevo cancellato la base del video dopo averla caricata su YouTube. E avrei potuto fare dei tagli dove dicevo le scemenze, però ovviamente non avendo più la base ora devo registrarla di nuovo tutto. E in quel video facevo anche delle considerazioni finali e ve le rifaccio. Allora, intanto buon anno a chi non vuole sentirmi blaterare e vi mando un bacione e grazie per essere arrivate fin qui. Tante belle cose per il prossimo anno, nella speranza che sia migliore. E nel video parlavo principalmente del fatto che adesso è difficile di parlare di nuovo. Semplicemente io sono una persona molto pigra. Poi mi sono resa conto in questo mese di dicembre, molto caotico per me sul lavoro, che è difficile riuscire poi a conciliare tutto, anche con YouTube. Nel senso che non è che ci metto granché. Come vedete, adesso ho messo solo il correttore, rimango con i capelli legati, ho ficcato su una maglia qualunque che avevo qui tra i piedi, mi metto qua. Ogni volta mi faccio mille problemi perché la casa è in disordine e non voglio mostrarla, io sono in disordine e non voglio mostrarmi, e sono grassa, devo mettermi a dieta, devo contattare una nutrizionista a gennaio, lo farò perché devo pensare a me stessa principalmente, ma soprattutto sono pigra. Il concetto principale è che io sono una persona molto pigra e quindi quando durante la settimana lavoro non combino niente perché torno a casa la sera, mi preparo il pranzo per l'indomani perché io pranzo al lavoro, poi ceniamo con mio compagno, poi si pulisce il disordine in cucina, poi ci si riposa un attimo e si va a dormire. Da lunedì al venerdì non combino niente, inizio ad andare in depressione da lavoro la domenica pomeriggio perché devo prepararmi il pranzo per il lunedì, è un po' la solita routine, però dal venerdì sera fino alla domenica pomeriggio ho da sistemare casa perché durante la settimana non faccio granché, cose normali che facciamo tutti, capito? Poi mi devo un attimo resettare di testa, poi voglio pensare un po' alle mie passioni, la lettura, ai videogiochi, un po' esco anche perché manco posso fare la reclusa in casa e quindi il tempo poi diminuisce, ce n'è poco e quel poco tempo che rimane, mentalmente io non ci sto con la cosa di fare subito il video, anche perché dovrei prepararmeli. Io faccio sempre tutto così a improvvisazione, ma sono abbastanza ridicola. Bisognerebbe prepararsi una scaletta, le cose da dire. Devo iniziare a farmi il foglietto con il gobbo, devo iniziare a farlo sul serio perché così non va bene, è tutto troppo scoordinato. Mi piacerebbe fare magari meno video, ma farli un po' meglio. Quindi da oggi in poi non vi aspettate più video tematici mensili. Una volta facevo tutti i mesi, che ne so, gli acquisti del mese, il make-up del mese, i progetti smaltimento continui. Per il progetto smaltimento ho già registrato un video che vedrete dopo questo. Quello fortunatamente non ho dovuto cancellarlo e rifarlo, però comunque sia non vedrete più, che ne so, io volevo fare preferiti. Ho fatto il primo video, non l'ho fatto più, quindi diciamo che continuerò magari di tanto in tanto a mettere preferiti, ne raccolgo alcuni, ma mi devo segnare tutto su un quaderno perché io poi mi scordo le cose, me le scordo, non ho testa. Quindi dal 2024 elenco delle cose da fare. Prima di tutto pensare a me stessa, nutrizionista, dieta, vita sana, eccetera, eccetera. Movimento, perché ora che il piede sta un po' meglio, posso cominciare a pensare anche di fare un po' di attività fisica, potevo farla anche prima. Però le lunghe camminate non le posso fare perché comunque il piede si stanca.
Quindi diciamo che devo riprendermi in mano io fisicamente, perché penso che stando bene fisicamente sto bene anche un po' mentalmente. Diciamo che ogni cosa sussegue a un'altra, segue l'altra. Magari studio anche un po' italiano, così parlo un po' meglio. E niente, voglio comunque continuare a coltivare le mie passioni. La lettura mi rilassa, mi fa staccare. E giocare ai videogiochi anche ogni tanto mi rilassa, mi fa staccare. Ma anche comprare i trucchi, usarli, mi rilassa e mi piace. Quindi vorrei riuscire a conciliare tutto facendo video un po'... video non appunto non tematici, ecco. Non vi aspettate che io ogni mese vi faccio il video dei preferiti del mese, il video del make-up del mese. Non penso che rifarò altri progetti smaltimento, a meno che perché ho una lista di prodotti beauty in bagno che... devo smaltire perché comunque mi piacciono, ma non riesco a inserirli bene nella routine, quindi mi devo fare una scaletta settimanale dei prodotti che uso. Magari vi aggiorno su questo. Ho delle agende che sto sistemando per le letture. Quest'anno vorrei iniziare anche con gli appunti che mi prendo su un quadernino per il make-up, il beauty. Vi voglio fare un video anche su questo. Il video sui profumi vorrei farvi. Però lì mi devo studiare bene perché devo cercare i siti, quelli dove ci sono le note dei profumi perché non li so descrivere. Sto facendo il progetto smaltimento dei profumi, lo faccio da anni. Ne ho sempre due al di fuori del mio cestino, uno per tutti i giorni quando vado al lavoro e uno per il fine settimana. Perché ovviamente quello del fine settimana, o meglio, quello che uso per andare al lavoro non lo uso nel fine settimana perché altrimenti penso al lavoro. Quindi se io stacco dal lavoro uso l'altro profumo, per dire, penso che lo fate un po' tutti, insomma, e penso sia normale, ecco, penso sia del tutto normale, però siccome magari non è chiaro lo dico. E questo è quanto. Quindi dall'anno prossimo vorrei cercare appunto di migliorare me stessa, la qualità dei video, eccetera, eccetera. E niente, vediamo, insomma, staremo a vedere. Perciò non vi aspettate mille video come facevo, mille video, ciao. Non ho mai registrato mille video, però l'anno scorso, 2 anni fa, avevo iniziato col video della domenica, quindi a me sta bene registrare il video per pubblicarvi il video la domenica mattina, le 10 è l'orario normale. Poi se qualcuno di voi mi dice pubblicamelo la domenica mattina alle 8, che quando mi sveglio voglio vedere il video, io pubblico la mattina alle 8, non c'è problema. Ho scelto l'orario delle 10 come orario medio all'incirca perché non mi intendo di queste cose, quindi non capisco qual è l'orario migliore. Su Instagram invece continuerò a pubblicare le cose sui libri, a volte anche se capita sul make-up. Sto cercando di pubblicare più storie dove vi dico cosa sto facendo, la lettura che ho appena finito, magari se sto guardando un film o se sto guardando qualcos'altro, sto mangiando qualcosa di particolare, ve lo mostro, lo sto già facendo se mi seguite lì. Quindi diciamo che piano piano troviamo una quadra a tutto, ecco. Questo solo per dirvi che sono una persona pigra, quindi se ogni tanto sparisco è per questo. Non trovo mai come dire, la mia strada, ecco. Devo trovare la mia strada per fare tutto bene, tutto in ordine. Quindi con questo io vi auguro un buon anno, di nuovo, per chi è rimasto fin qui, e spero davvero che questo 2024 sia... meno spettinato di come sono e sicuramente più fruttuoso per tutti voi. Se avete dei progetti, provateci, perché la vita è breve, insomma, le guerre, le malattie ce lo insegnano sempre, quindi la vita è breve, dobbiamo cercare di coglierla al volo, senza perdere i nostri treni, perché io in passato ne ho persi tanti, tanti. E sono cose a cui penso spesso. Non dovrei perché appunto la vita va avanti, non devo caricarmi del passato per negativizzarmi ancora di più, già che sono una persona negativa. Quindi evviva la positività e buon 2024 a tutti. Ciao ciao!